フッ。<music> Buonasera ad Antonio Di Giovanni e benvenuta ad una nuova puntata di Storie, una trasmissione che voi conoscete bene, interviste con personaggi famosi che transitano su Cava dei Tirreni e a Cava dei Tirreni lasciano sempre un po' di loro. Stasera abbiamo il piacere di presentare una persona che da un punto di vista umano, professionale e anche altro ha dato e continua a dare tanto all'Italia e non solo. Padre Alex Zanotelli. Grazie, Buonasera, grazie per questo invito. A, così a, direi a dialogare a una, io mi definisco soltanto un povero seguace di quel povero Gesù di Nazareth ed è difficile seguire quel povero Gesù di Nazareth cerco di farlo meglio che posso cercando soprattutto di coniugare fede e vita che è la cosa più difficile da fare Partiamo da eh, padre Alex Zanotelli che eh, abbraccia la fede, trova la fede e trova anche la difficoltà della, della fede, la prova sulla, sulla sua pelle, perché lei ad un certo punto parte e diventa missionario. Certamente è un bel salto di qualità quello, cioè io sentivo il bisogno fra l'altro di uscire. Dal mondo borghese, che anche era il mio mondo, io mi sentivo profondamente borghese per fare una scelta dei poveri, dei più poveri di questo, di questo pianeta, perché ero profondamente convinto che avevo bisogno del loro battesimo e io avevo ricevuto il battesimo dell'acqua, ma c'è anche un battesimo dei poveri, il battesimo che ha ricevuto quel povero Gesù di Nazareth con quella sua gente impoverita. È fondamentale perché sono i poveri che ti aprono gli occhi a guardare la realtà con altri occhi e anche poi a leggere le stesse scritture con altri occhi. Lei dal 65 al 73 in Sudan, in Sudan una Sudan meridionale martoriato dalla guerra civile, e succede che per, per le sue denunce non le danno il visto. Sì, lì è... Penso che il tutto è successo, io ho lavorato a Edel Obeid, questa cittadina a 800 km da Khartoum, la capitale del Sudan, e ho lavorato lì per otto anni in una scuola, ma seguivo, soprattutto seguivo molto da vicino un popolo, il popolo Nuba, che vive su queste colline nel nord del Sudan, che in buona parte è arabizzato, ma queste popolazioni sono africane. E sono state da secoli. Prima sono stati usati come schiavi, poi adesso, anche dopo l'indipendenza del Sudan, erano usati, queste persone venivano utilizzate praticamente per fare i lavori più, più, più assurdi e pagate pochissimo. È un popolo che ha sofferto moltissimo e il governo aveva molta paura che questo popolo, il popolo Nuba, eh, diventasse. Un, direi una quinta colonna proprio nel Nord Sudan, insieme con le popolazioni africane del Sud, che allora erano in guerra civile, e si alleassero. Per questo, quando ha visto che ero troppo vicino a questo popolo, il governo mi ha spedito. E lei ritorna in Italia all'inizio del periodo veronese con un grande giornale eh, che si chiamava eh, Nigrizia Nigrizia eh, è un organo di denuncia, un organo di informazione che in quel periodo eh, aveva una sua grossa grande funzione? Sì, cioè il... Nigrizia era la voce, se si vuole, del popoli africani in Italia, ma finché Nigrizia ha, an... ha fatto circolare notizie sull'Africa, andava anche bene, nel caso si arrabbiamo i governi locali, ma erano lontani. Ma quando Negrizio ha cominciato a mettere sotto accusa la politica del governo italiano verso l'Africa, in particolare sulla cooperazione, sulle armi, eh, lì è scoppiato il fine mondo e c'è stato lo scontro totale proprio con i potenti di allora Andreotti, Craxi, Spadolini, che hanno chiesto chiaramente al Vaticano che me ne andassi fuori dei piedi. E lei in questo periodo fonda il movimento Beati Costruttori di Pace. Che è un movimento che eh, semina un qualche cosa. Certamente è stato un momento importante quello, eh, cioè, ero anch'io, allora, io dico: la mia vita è stata una vita di conversione, ho continuato a convertirmi nella vita. Avevo capito e avevo denunciato il problema della mala cooperazione, e quindi il problema della fame in Africa. E come i politici italiani sfruttavano la fame per fare soldi loro invece, invece che aiutare eh, a sfamare gli africani. Questo mi ha portato lentamente però a capire la connessione fra fame e armi. Noi dicevamo: ma come l'Italia sta utilizzando adesso 3-4 mila miliardi di vecchi lire italiane per lottare contro la fame, e altrettanto con l'altra mano da 4, 5, 6. In, eh, 4 -5 mila miliardi di vecchie lire italiane in vendita d'armi. Come mai questo? E questo mi ha portato chiaramente allora alla connessione fame, armi e quanto le armi pesino in tutto questo e mi ha portato poi alla costituzione del al movimento Beati Costruttori di Pace, alle Rine di Verona, eccetera, che hanno molto disturbato soprattutto l'allora Ministro della Difesa. Che in, una che in una conferenza stampa d'Udine, ha detto, sono parole sue, proprio esatte, le dichiarazioni del direttore di Nigrizia costituiscono un eccitamento alla delinquenza terroristica internazionale. Certo che poi dopo la Chiesa ovviamente ci ha messo del suo, perché poi dopo, su precise disposizioni delle autorità ecclesiastiche, dovute ad un presunto allontanamento dei suoi principi religiosi cattolici, le lascia la direzione di Nigrizia. È vero, sì sì, è chiaro che c'è stata suppressione chiaramente dei vari partiti, soprattutto di uomini come Andreotti, eccetera, che hanno fatto sul Vaticano. Come si dice qui al sud, si chiude una porta e si apre un portone. Lei, il portone che si apre, è la rivista diretta da uh, Don Torino Bello, che suo Espresso Volere, proprio di Don Torino Bello, Mosaico di Pace, uh, lei diventa direttore di questa, di questa rivista e, e inizia un nuovo percorso. Sì, questo avviene quando io ho fatto la scelta, l'ho fatto da molto tempo. Io non volevo rimanere a Nigrizia. La scelta di andare in Africa a Corococcio, in questa baraccopoli, era proprio dovuta a una, una scelta mia personale: il bisogno di vivere come vive la gente. Quando ero, sono stato. Missionario in Sudan è stato critico del tipo di missione perché in fondo io non sentivo sulla mia pelle quello che la gente soffriva. Per cui dico, questa volta voglio andare a vivere dove vive la gente e ho scelto Corococcio, che è una baraccopoli di Nairobi, una delle più spaventose baraccopoli anche dell'Africa. E sono vissuto lì per 12 anni. È stato durante quel periodo che Tonino Bello, che stava male in quel periodo, Volevo fondare questa rivista di Pax Christi, ma ha scritto varie volte perché io accettassi di diventarne direttore. Dico Tonino, dico, ma come faccio io da corococci di diritto una rivista? No, dice tu hai lottato tanto sulle armi, voglio che tu metta... Vabbè, e dopo tanta insistenza ho accettato, ma devo dichiararmi un direttore irresponsabile. Beh, eh, irresponsabile eh, molte volte viene detto chi chi crede effettivamente in quello che fa. E lei ha sempre dato la dimostrazione che eh, ha sempre eh, difeso i più deboli, gli ultimi degli ultimi. Eh, lei è sempre stato considerato il padre degli ultimi degli ultimi. Bon, tale titolo non so se me lo merito. Certo, eh, in me davvero è nata questa passione profonda. Per i, davvero per gli ultimi, per gli impoveriti più che i poveri, perché non è che la povertà è creata la povertà. E, e quindi c'è stata questa, io devo dire grazie agli impoveriti. Perché mi hanno aiutato, mi hanno aperto gli occhi, mi hanno fatto leggere questo sistema, che è un sistema per me di morte, entro quello entro cui noi viviamo, perché non è concepibile, che un sistema dove c'è così tanta ricchezza nelle mani di poche persone, questo è l'assurdo. Cioè, Oxfam, un'organizzazione inglese, dice che entro l'anno prossimo l'1% della popolazione mondiale avrà più del 99% della popolazione mondiale, dove abbiamo i 92 uomini più ricchi al mondo che hanno l'equivalente di 3 miliardi e mezzo di persone. Cavoli, io non posso accettare un sistema del genere. Sono stati poveri che mi hanno aiutato a aprire gli occhi, e a capire lentamente il sistema. Un sistema poi che ha bisogno di enormi quantità di armi, spendiamo... C quasi 5 miliardi di dollari al giorno in armi, noi in Italia 80 milioni al giorno in armi. Per difendere che cosa? Per difendere il 20% del mondo che si pappa il 90% delle risorse di questo mondo. E tutto questo sta pesando talmente tanto sull'ecosistema che ci sta saltando l'ecosistema, cioè il pianeta Terra. Non, se andiamo avanti così, non sopporterà più la presenza di Homo sapiens che purtroppo è diventato Homo demens. Questo è il problema centrale. Un sistema di morte: ammazza per fame, ammazza per guerra con le armi. Sta uccidendo il pianeta. Il pianeta andrà avanti a vivere, chiaramente, ma non sopporterà più. È sempre meno la nostra presenza. Ecco il dramma. Ecco per cui mi sto battendo davvero contro un sistema che ci sta portando alla morte. La rete Lilliput, i Global, lei diventa il punto di riferimento di tanti movimenti e coordinamenti che in lei si rivedono, si rispecchiano e a lei hanno, hanno chiesto di tendere la mano a chi può. Sì, in questo senso sono rientrando in Italia poi. È chiaro che con le mie posizioni che avevo preso in Igrizia, l'esperienza fatta con gli impoveriti a Corococccio, hanno fatto sì che fosse visto come un punto di riferimento. Lilliput nasce già da Coroccio, nasce quando era ancora Coroccio, l'abbiamo lanciato con Francesco Gesualdi come un tentativo di mettersi insieme. Abbiamo detto non si può continuare a lavorare ognuno per sé. È stato l'invito a tutte le realtà di base che lavorano contro il gigante. Allora, Lilliput viene appunto da Gulliver, i famosi viaggi di Gulliver, in cui Gulliver, per chi l'ha scritto, Jonathan Swift, eh, rappresentava l'impero britannico di allora e praticamente che sono i lillipuziani? Sono piccolissimi abitanti che non possono fare nulla con il gigante, però mettendo insieme i piccoli filini sono riusciti a legare i giganti. Questa è la sfida che abbiamo anche noi. Noi dobbiamo aiutare lentamente eh, a tutti a, a mettersi insieme, cioè le realtà di base a mettersi insieme per legare il gigante. Noi dobbiamo davvero smantellare questo gigante per far nascere qualcosa di nuovo. Ecco la grande sfida che attende. Io dall'alto non mi aspetto più nulla. Penso che solo dal basso, lentamente, mettendoci insieme. Facendo pressione si può arrivare a qualche cosa. Eh, padre Alex, oggi invece lei è qui per un'altra battaglia, una battaglia importante che, come diceva lei prima, coinvolge tutto il pianeta, la battaglia sull'acqua. Esatto, noi dobbiamo cominciare a renderci conto che non è più il petrolio il problema centrale, il problema è l'acqua. Cioè, già il petrolio dovremmo lasciarlo dove se vogliamo salvarci. <ride> Altrimenti non ci salveremo più. E, e quindi non è più, beh, non lo sarà anche se andiamo avanti a consumarlo, ne avremo al massimo per 30-40 anni, poi è finita. Senza petrolio possiamo vivere, senza acqua non si può vivere. Chi ne pagherà di più questo? Sempre i più poveri. Cioè, se oggi abbiamo dai 30 ai 50 milioni di persone che muoiono all'anno di fame, domani avremo 100 milioni di persone che moriranno di sete, perché l'acqua è l'elemento fondamentale per la vita umana. E adesso con il surriscaldamento ci salteranno buona parte delle fonti idriche. Ecco perché le multinazionali vogliono mettere le mani sull'acqua, ecco la privatizzazione. Noi vogliamo impedire questo, vogliamo che l'acqua sia gestita dal pubblico. Non c'è via, altrimenti, davvero sarà quello che ci attende attende soprattutto i più poveri, sarà davvero un disastro. Loro non potranno compararsi le bottiglie di plastica di acqua minerale. Io leggevo una frase nella sua biografia, la non violenza attiva non è pacifismo, è ben altra cosa. Ho cominciato leggendo Gandhi, Martin Luther King, Milani, Mazzolari e questi mi hanno aiutato a capire che era stato Gesù di Nazareth a praticare per primo la non violenza in quella Galilea schiacciata dall'imperialismo romano. Vorrei pregare con tutto il cuore di avere il coraggio di una scelta radicale di non violenza. Questo sistema è violento per natura. Noi dobbiamo costruire un sistema non violento, una civiltà della tenerezza. Una bellissima frase: la civiltà della tenerezza. È, è chiaro che io sono un discepolo di quel povero Gesù di Nazareth. Gesù ha sfidato il sistema del suo tempo perché ha capito quello che è Roma il Tempio, che era alleato di Roma, il Tempio di Gerusalemme, faceva il suo popolo schiacciandolo. Oggi i sociologi dicono che il 90% dei Galilei viveva sotto la soglia della povertà assoluta. Gesù è venuto a Gerusalemme a portare il grido di sofferenza della sua gente, e a Gerusalemme il, go il governo romano, il governo templare del Tempio, ha capito che stava. stava parlando di un altro regno, di un'altra maniera di vivere che metteva in discussione tutto questo, ma lo ha fatto con la non violenza, l'ha inventata Gesù. Eh, noi purtroppo leggiamo questi testi del Vangelo come se fossero delle pie esortazioni, ma no, bast basterebbe, io spesso la gente si meraviglia quando prendo un detto come quello fondamentale, da dove è partito... Il Tolstoi, poi Gandhi per tradurlo, il detto: se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, tu porgi l'altra, la sinistra. Nel tempo di Gesù, nel periodo di Gesù, chi è che colpiva qualcuno sulla guancia destra era il superiore, il padrone dello schiavo per esempio, che, me, che lo colpiva. Bam, con il manro rovescio lo sbatteva in un angolo e diceva: Zitto, tu sei un nonnulla. Gesù dice: Se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, fratello, mettiti in piedi, tu non sei un nonnulla, tu non sei uno schiavo. Vai davanti al tuo padrone, guardalo in faccia e di al tuo padrone: Picchiami sull'altra guancia. E è chiaro che il padrone non picchierà mai sull'altra guancia perché vorrebbe dire che tu sei uguale a me. Gesù ha rimesso una persona in piedi, gli ha dato dignità, che ha messo in crisi la logica del, del, proprio della violenza che porta al sangue e poi non porta a nulla. È così che Gesù ha invitato il suo popolo a rimettersi in piedi nella sfida contro Roma. Noi dobbiamo fare lo stesso oggi. La non violenza è l'arma più potente, arma fra virgolette, che abbiamo fra le mani. E penso che dobbiamo davvero utilizzarla, ecco perché non, credo, non siamo pacifisti, noi siamo dei non violenti attivi e troviamo tutte, ce le inventiamo tutte come ha fatto Gesù per davvero rimettere questo sistema di morte in discussione e per creare una civiltà che sia una civiltà della tenerezza. Questa nostra non è la civiltà della tenerezza, ci stiamo schiacciando un collato con una violenza incredibile, è un sistema di morte da cui dobbiamo uscire. Io l'ultima frase la vorrei dedicare, lei ha detto una frase bellissima: la mia vita è stato un lungo toccarsi, e abitarsi, sembra tutto un caso, e poi scopri che cosa devi ancora scoprire, Alex Zanotelli? Scopri una cosa incredibile, che la vita è un mosaico incredibile, che tutti gli incontri sembrano tutti per caso, e poi quando tu ci ripensi, scopri che non c'è il caso. Cioè, io dico a tutti che quando mi chiedo chi sono io me lo chiedo ogni tanto, e nei miei rari momenti di lucidità mentale, l'unica cosa, cosa che posso dire è che io sono le persone che ho incontrato nella mia vita, questa è la ricchezza umana ed ecco allora le relazioni e tutto il resto. Io voglio ringraziare padre Alec Zanotelli, è stata una bellissima intervista, una bellissima presa di coscienza di cosa è la vita, di cosa dovrebbe essere il domani. Un ringraziamento particolare da Rettici Quarta Rete. A ben rivederci. Se mi permetti una cosa e concludo. Io penso che la vita è bella quando la giochi per qualcosa che vale. Penso che uno dei detti fondamentali di Gesù è quel detto che in tutti i Vangeli, in maniera diversa, ma pressappoco dice questo: Fratello, sorella, se tu la tua vita la tieni per te, tu sei morto. Ma se tu sei capace di prendere la tua vita e giocartela, chiaramente non per te, per gli altri, per il bene comune, eccetera, tu sei vivo. E con queste belle parole eh, vi rimando alla prossima trasmissione di storie. Un, un grande saluto da Antonio Di Giovanni, un grazie ad Alegre Zanotelli e alla, alla prossima.